Una scia di schiuma sporca ha colto il bagnante ieri mattina sulla costa tra Torre del Greco e Portici. Acqua marrone e chiazza in mare hanno spaventato torresi e porticesi e anche il sindaco Enzo Cuomo si è immediatamente attivato per conoscere la natura di tale scempio ambientale. Il primo cittadino ha contattato la capitaneria di porto, che ha assicurato di essere già al lavoro per intercettare la scia e valutarne il tragitto, in quanto la macchia era già stata avvistata al largo di Torre del Greco ed Ercolano nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno portato a verificare la presenza di tensioattivi in acqua ed il comandante del porto di Portici, Raffaele Falco, ha confermato al sindaco Cuomo che la scia schiumosa proviene dalla foce del fiume Sarno ed è provocata proprio dai tensioattivi sversati negli scarichi e trascinata in mare tramite le correnti. Registriamo ancora una volta che il disinquinamento del fiume Sarno resta un'intenzione, ricordando che la competenza è del Ministero dell'Ambiente e degli enti locali attraversati dal corso del fiume, ha commentato Cuomo.